Buonasera a tutti, dico giusto un paio di parole sulla conferenza che andiamo ad affrontare adesso e sul relatore che è qui con noi. Allora, la conferenza, come avete visto tutti, riguarda la fisica delle particelle elementari, in particolare è stata voluta per riuscire a dirimere qualche piccola questione, qualche dubbio che spesso i giornali generano, dicendo cose che non sempre sono vere o che a volte sono completamente sbagliate, ma giusto per fare sensazionalismo le scrivono. E la conferenza sostanzialmente verterà su quello che è sia la parte teorica, insomma una piccola spiegazione di quella che è la parte teorica che ha portato a costruire tutti questi esperimenti, e sia quello che è il punto principale, ossia la scoperta di questa particella, il bosone di Higgs, e che quindi confermerebbe quella che è la struttura del modello standard, che è una struttura che ormai ha 50 e passa anni, perché i primi articoli sono degli anni 60. E il relatore che è qui con noi è il professor Franco Simonetto, che nel 1989 ha ottenuto il suo dottorato di ricerca e ha cominciato la sua attività di ricercatore presso l'Università di Padova. E il professore ha lavorato al CERN di Ginevra negli esperimenti all'inizio, su esperimenti per appunto determinare la struttura di le cosiddette particelle strane, comunque particelle Charmonio e altri stati. E successivamente ha collaborato ad esempio nel progetto Babar allo SLAC in California, e tuttora collabora con CMS, che è uno dei maggiori rivelatori sempre per lo studio LHC, che è appunto il Large Hadron Collider, dove è stata scoperta la particella, si pensa, la particella del bosone di Higgs. E quindi tuttora collabora con questo, che è uno dei maggiori esperimenti. E appunto l'argomento di questa sera è sia una, diciamo, piccola carrellata di quella che è stata la storia, perché comunque sono quasi 50 anni di storia che hanno portato dalla formulazione del modello all'effettiva scoperta della particella, almeno quella che sembra essere la particella, e sia una breve introduzione a quello che è il mondo delle particelle elementari, ossia quali sono queste particelle e come il bosone di Higgs serve per far funzionare tutto questo. E in conclusione vi chiedo giusto un altro minuto di pazienza per presentarvi anche le prossime conferenze che andremo a fare qui in collegio, che inaugurano un ciclo di conferenze sul diritto, la rappresentanza e la democrazia, quindi tutt'altro argomento, che però comunque come la parte scientifica è interessante, anche questa parte è interessante perché coglie tutti noi. E queste innanzitutto sono state fissate le prime due conferenze, che sono i meccanismi di rappresentanza in Europa, che verrà tenuta mercoledì 2 aprile, e la seconda che è i confini dell'Europa, che invece sarà tenuta il 21 maggio. E detto questo vi lascio la conferenza, vi auguro buon ascolto, e la struttura della conferenza sarà una prima parte tenuta dal professor Simonetto e poi ci sarà comunque una parte per le domande e per eventuali dubbi. E concludo ringraziando a nome di tutto il collegio il professore per la disponibilità a partecipare a questa nostra conferenza e vi auguro buon ascolto. In primo luogo lasciatemi ringraziare il vostro collega Marco Bonetti per essere stato così gentile da invitarmi. Per me è sempre un piacere cercare di raccontare il contenuto del mio lavoro a persone giovani, curiose e interessate, e persone diversamente giovani che hanno mantenuto però lo spirito, la curiosità sempre di apprendere, di tenersi aggiornati. Se la paura era della difficoltà, non so che dire. Non penso che non ci siano menti preparate, penso possano esserci cattivi conferenzieri, spero di non cadere in quella categoria. Bene, allora vedete qual è il titolo della mia presentazione, quindi direi che possiamo incominciare. E dire la fisica delle particelle elementari in realtà non è altro che la ricerca dei fondamenti della materia. Cioè, la domanda che è nata col pensiero, se volete, è nata col pensiero speculativo, chiedersi se esistono dei costituenti fondamentali che riducono a termini semplici un mondo che in realtà è estremamente complesso, che è fatto di strutture molto diverse tra loro, molto difficili da analizzare. Però forse perché abbiamo una mente semplice, cerchiamo di semplificare questo mondo e vedere se possiamo ridurre questa enorme molteplicità a una struttura più semplice, più elementare. Allora, questo è appunto il senso di questa ricerca. Ho
una ricerca che è nata dopo tutto, come è nato il pensiero astratto, è nata con i presocratici, abbiamo avuto tutte le ipotesi, tutte le idee, eccetera, eccetera. Direi che di tutti quelli il modello che ha avuto più successo e che tutto sommato perdura ancora, almeno nella fantasia di molti, è quello dei quattro elementi di Empedocle. Spero che non ci caschiate voi, ma se chiedessi a mia madre come è fatto il mondo, lei indubbiamente mi direbbe che c'è l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco, che è un modo di vedere che si è diffuso anche nella cultura pop, perché in fondo i Fantastici Quattro che altro sono. D'accordo? Beh, però qui siamo a una speculazione anche ancora molto prescientifica. Dobbiamo fare un bel salto prima di arrivare ad avere una struttura che spieghi in maniera più organica come è costituito il mondo, e vabbè, qui lo sapete, la prima grande comprensione della struttura della materia è venuta con la tavola periodica di Mendeleev. E in cosa consisteva questo approccio? Consisteva semplicemente in un'opera di catalogazione, di ordinare gli elementi sulla base delle loro proprietà chimiche. C'erano delle regolarità, elementi che diversi tra loro, di diversa natura fisica, che dopo tutto però avevano una chimica, una proprietà molto semplice, molto simile tra loro, e pazientemente Mendeleev, e non solo lui, si sono messi a ordinarli, a trovare delle regolarità e arrivare a intuire che dietro queste regolarità ci doveva essere un principio d'ordine. E il principio d'ordine era quello dell'esistenza degli atomi. Quindi tutti questi elementi non sono altro che diverse manifestazioni, atomi di tipo diverso. Resta ovviamente però un problema. Va bene, la natura è fatta di atomi, ma come sono costituiti questi atomi? Beh, verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, qualcosa si sapeva. Si sapeva che dagli atomi si potevano estrarre dei raggi catodici. Questi raggi catodici sono stati individuati con elettroni a cui convenzionalmente si è data una carica negativa. Poiché l'atomo complessivamente era neutro, era evidente che all'interno di quest'atomo doveva esserci della carica positiva in quantità tale da compensare la carica negativa che si riusciva ad estrarre. Allora la domanda però si pone, bene, qual è il ruolo della carica positiva e quella negativa? Come sono distribuiti? Come sono fatti questi costituenti elementari? Beh, rendiamoci conto che è un problema di una notevole complessità, perché almeno col senno di poi sappiamo che stiamo parlando di strutture che hanno dimensioni dell'ordine dell'angstrom, cioè del decimo di miliardesimo di metro. Già adesso con i microscopi elettronici facciamo fatica, li vediamo, ma con gran fatica. Con gli strumenti dell'epoca, pensare di risolvere strutture del genere era qualcosa di assolutamente impensabile. Quindi la domanda è come possiamo darci una risposta qui? Beh, lasciatemi fare un'analogia. Qualche volta si cerca di spiegarsi con degli esempi concreti delle problematiche che sono ben più sofisticate. Ma cerchiamo di capire, noi non possiamo mettere le nostre mani nella struttura della materia perché questa è troppo piccola, troppo sottile. Allora, vediamo un attimo, supponiamo adesso di avere due sacchi, uno è pieno di sabbia, l'altro oltre alla sabbia contiene anche qualche pepita. È chiaro che noi vogliamo portarci via quello con le pepite, ma le regole del gioco stabiliscono che noi non possiamo toccarli, non possiamo per esempio alzarli e scegliere il più pesante tra i due. Allora, se queste sono le regole che ci dette la natura in fondo, qual è la strategia? Beh, una risposta potrebbe venire da Hollywood. Se io sparo nei due sacchi, quello che contiene sabbia non devierà significativamente i proiettili. Quell'altro, se un proiettile becca la pepita, sarà chiaramente deviato. Quindi io sparo e guardo l'esito della sparatoria. Ora, questa è una scena tratta da Predator, un film del 1987, ma l'idea non è nata a Hollywood. L'idea è nata negli Stati Uniti attorno al 1910 e la proposta era quella di Rutherford. E qual era il principio qui? Beh, si era riusciti a produrre dei proiettili elementari che era la cosiddetta radiazione alfa. Sappiamo adesso che la radiazione alfa non è altro che nuclei di elio, che sono un elemento tutto sommato leggero, la massa del nucleo è 8.000 volte la massa di un elettrone.
Allora, l'idea di Rutherford era la seguente: se voglio analizzare la struttura della materia, la bombardo con questi proiettili. Questi proiettili sono sufficientemente pesanti per ignorare l'azione degli elettroni. È chiaro che se sparo una cosa contro un elettrone che pesa 8.000 volte di meno, ho lo stesso effetto di lanciare un tir contro una pallina da ping pong. Sostanzialmente il tir procede dritto. Ma allora il tir potrà viceversa sentire la struttura, la presenza della struttura più complessa, che è quella carica positiva che cerco di capire come diavolo è distribuita nella mia materia. Allora l'idea è semplice: lancio i miei proiettili contro il bersaglio. Si usava delle lamine d'oro, non perché ai fisici piaccia spendere soldi fin dalla nascita della ricerca, ma perché l'oro è il metallo più duttile e maneggevole che ci sia, quindi si potevano fare degli strati estremamente sottili. E dopodiché, con opportuni criteri, si osserva che succede alle particelle dopo l'urto. L'esperimento non nasceva in una mente priva di pregiudizi. C'erano quelli che chiamiamo modelli, cioè degli schemi che più o meno ti spiegano come doveva essere distribuita questa carica. E il modello più naturale, quello che probabilmente verrebbe a mente a tutti, era dovuto a Thomson, lo scopritore dell'elettrone, il quale aveva proposto un modello, in inglese era plum cake, ma in italiano è il panettone. Sostanzialmente una pasta uniforme, omogenea, dentro la quale sta la vostra carica positiva, che rappresenta, diciamo, la vostra carica positiva, e incastonati qui e lì quegli elettroni che si riusciva a estrarre sotto forma di raggi catodici. Allora, cosa ci aspettiamo in queste condizioni? Beh, abbiamo detto che gli elettroni non possono deviare il moto delle nostre particelle, e la pasta, se distribuita in maniera più o meno omogenea e uniforme, farà lo stesso ruolo della sabbia nel caso delle pepite, non riuscirà a deviarle. Quindi la predizione di questo modello, di questa idea di Thomson, è che banalmente la maggior parte delle particelle verranno deviate a gran poco. Avranno proprio come dei proiettili sparati nella sabbia. D'accordo? Dopodiché uno fa l'esperimento, perché la fisica è scienza sperimentale, e vede cosa succede. E qui succede che si osservano delle particelle deviate a grande angolo. Vi invito a guardare la seconda figura, che mostra un istogramma. Nella scissa dell'istogramma c'è l'angolo di deviazione della particelle, nell'ordinata viceversa c'è il numero di conteggi in funzione di quell'angolo. I puntini sono i risultati sperimentali, la linea tratteggiata è quello che prevedeva il modello di Thomson. Osservate, la scala è logaritmica, per cui immagino che capiate cosa significa. Cosa vediamo guardando questa struttura? Vediamo che a piccoli angoli, tutto sommato, il modello di Thomson funziona. Però come iniziamo ad andare a grandi angoli, il modello di Thomson non funziona più, non indovina i dati. In altre parole, ci sono delle particelle che subiscono delle deviazioni davvero, davvero notevoli. Cioè, in altre parole, abbiamo trovato le pepite, perché i nostri proiettili sono stati deviati a grande angolo. E questo è stato un fatto sconvolgente per lo stesso Rutherford, che ha fatto l'esperimento. È uno dei rari casi, se andate a leggervi l'articolo originale, in cui uno scienziato racconta la sua reazione a un esperimento. Tipicamente queste cose non si fanno, non si dicono. Si scrive semplicemente il risultato. Rutherford scrisse letteralmente nel suo articolo: era come aver sparato con un revolver contro un foglio di carta velina e vedere i proiettili che ti rimbalzavano addosso. Quindi questo mostra quanto fosse radicato nella mente dello sperimentatore il modello di Thomson, e quanto fosse più forte la natura di ogni nostro pregiudizio. Alla fine magari il pregiudizio può resistere a lungo, ma poi, prima o poi, di fronte alla realtà sperimentale bisogna inchinarsi e cancellare il pregiudizio e riscrivere la descrizione della natura in modo da soddisfare, da essere d'accordo col risultato dell'esperimento. E questo alla fine è stato il risultato. Ormai abbiamo capito che la carica positiva deve essere concentrata come le pepite dentro il sacchetto di sabbia, e il risultato è che sappiamo adesso qual è la struttura dell'atomo. L'atomo ha un nucleo solido molto piccolo, che è costituito da un insieme di protoni e neutroni, con un raggio estremamente piccolo, un raggio di un Fermi, cioè un 100 millesimo
del volume del raggio complessivo del vostro atomo. Vale il vecchio paragone per cui se l'atomo fosse una struttura che ha le dimensioni dello stadio del Meazza a Milano, il nucleo sarebbe il pallone al centro del campo al momento del calcio d'inizio. La differenza in questa metafora un po' peregrina, se volete, sta nel fatto che tutta la massa del Meazza starebbe praticamente dentro al pallone e tutto il resto sarebbe poca roba, sarebbe quel poco di massa portato dagli elettroni. Quindi la nostra la materia, almeno a livello atomico e nucleare, per la, come la conosciamo noi, è un grande vuoto con cui lì incastonate le nostre pepite, che sono i nuclei, e poi quelle particelle schizofreniche e furibonde che gli ruotano attorno, che sono i leggerissimi elettroni. Bene, allora questo qui si chiude un capitolo. Abbiamo capito la struttura nucleare, la struttura atomica e nucleare della materia, e arriviamo grosso modo al 1920-1930 con la scoperta del neutrone, eccetera, eccetera. Ma se ne apre però un altro, perché dall'osservazione dei raggi cosmici e poi con una successione di esperimenti fatti in laboratorio con i primi acceleratori di particelle, si scopre che la natura non si limita a quelle poche particelle che sarebbero sufficienti a descrivere il mondo che noi vediamo, cioè il neutrone, il protone, gli elettroni. Ne viene fuori una pletora. Se adesso penso che le particelle osservate o prodotte in laboratorio o osservate nell'impatto dei raggi cosmici con l'atmosfera si contano nell'ordine delle migliaia, d'accordo? Quindi in un certo senso avevamo fatto tutto un gran lavoro di ordine, di riduzione, di semplificazione, grazie prima a Mendeleev, poi a Rutherford e poi a chi ha scoperto il neutrone, eccetera, eccetera, arrivano i fisici degli anni 30, 40, 50, fanno le loro misure e ci rivelano di nuovo che c'è un mondo pieno, pieno di tanti altri stati che normalmente non osserviamo ma che effettivamente esistono. Quindi di nuovo avevamo ridotto il molteplice al poco e di nuovo abbiamo una nuova esplosione di stati. Bene, e quello che succede è che si ricomincia col lavoro di Mendeleev, si inizia un lavoro di ordinamento. Ovviamente non saranno più le caratteristiche chimiche delle sostanze a essere analizzate, saranno altre caratteristiche nei cui dettagli non riesco a entrare, ma che consentono di ordinare queste decine, prima decine, poi centinaia, ora migliaia di particelle, secondo degli schemi piuttosto regolari, che noi chiamiamo multipletti. Regolari vuol dire che queste particelle, pur avendo delle differenze intrinseche, hanno molte proprietà in comune e quindi, a seconda delle proprietà che condividono, posso inserirle in uno oppure in un altro multipletto. Quindi di nuovo si ripropone l'idea di Mendeleev: se io ho delle regolarità, potrebbe essere che sia perché quelle che io credo delle strutture elementari, in realtà elementari non sono, ma sono combinazione di qualcosa di elementare che, a seconda di come si distribuisce, mi dà luogo a una particella oppure ad un'altra, mi dà luogo al protone oppure al neutrone oppure alla lambda oppure eccetera, eccetera, eccetera. E in effetti questa idea è venuta a due scienziati, indipendentemente, un americano e uno svizzero, Gell-Mann e Zweig, 1964. È lo stesso anno in cui viene proposta per la prima volta l'idea del bosone di Higgs, sono 50 anni fa, viene proposta l'idea dei quark. In altre parole, tutta questa pletora di particelle che si osservano, che si producono, eccetera, in realtà non sono altro che delle strutture composite fatte dall'unione di tre componenti elementari. E questi tre componenti elementari sono chiamati da Gell-Mann quark. Up, down e strange. Quindi, per esempio, il protone, che conosciamo tutti bene, che è proprio la base della materia che conosciamo, non è altro che un aggregato di due quark di tipo up e un quark di tipo down. Allora lasciatemi fare una breve divagazione. Gell-Mann soffriva di un complesso di superiorità. Per chi conosce The Big Bang Theory, è il complesso di Sheldon Cooper. Di fatto, in qualsiasi agglomerato di persone si trovasse, fosse anche un convegno di premi Nobel, lui doveva dimostrare che era o il più intelligente o il più colto tra i presenti. Allora, se un fisico vuol dimostrare di essere il più colto tra i fisici, cosa fa? Legge Joyce.
Lui, quindi, leggete, vedete questa frase, scelse il nome Quark ispirandosi a una frase del Finnegan's Wake. Dal momento che c'erano tre Quark, tre di questi costituenti fondamentali, lui li chiamò i tre Quark, dalla frase che adesso è famosa, Three Quarks for Master Mark. Beh, questo era quello che sapeva lui, però in realtà questa assegnazione è stata infelice, perché poi Quark ne abbiamo scoperti altri tre, e quindi se la nostra visione del mondo è corretta, i Quark in realtà sono sei. E allora qui torniamo al vecchio ubriacone irlandese, che alla fine è l'ultima parola, che aveva detto: gli errori di un uomo alla fine sono la strada che lo portano alla scoperta. Vabbè, lasciatemi chiudere questa parentesi così pittoresca. Allora, vedete che qui siamo più o meno nelle condizioni di Rutherford un attimo prima di fare il suo esperimento. Abbiamo delle regolarità, le abbiamo spiegate con dei costituenti fondamentali, e ci siamo fatti un modellino per cui tutto quello che osserviamo è in realtà un diverso combinatorio di questi costituenti fondamentali. Però non possiamo fermarci qui, perché sarebbe come fermarci al modello di Thomson del plum cake. Dobbiamo andare effettivamente a verificare se questo modello funziona o no. E allora, vedete che le cose si ripresentano. Cosa facciamo? Facciamo di nuovo l'esperimento di Rutherford, però sparando particelle più energetiche, più piccole. Questa volta spariamo elettroni, non spariamo più particelle alfa, e le spariamo non contro la materia indiscriminatamente, ma le focalizziamo così bene che le spariamo contro ogni singolo protone. E andiamo a vedere qual è la struttura del protone. Quindi cosa vedremo? In primo luogo, se ha una struttura, e in secondo luogo, avendola, come è distribuita la materia all'interno. E guardate, se non è stupefacente, l'istogramma che avete alla vostra sinistra è quello che abbiamo già visto, la distribuzione degli urti nel caso del modello di Rutherford. L'istogramma alla vostra destra è stato prodotto circa 60 anni dopo Rutherford, è stato prodotto in esperimenti fatti in America e ripetuti fino in Germania al 1980. Questi sono gli esperimenti di diffusione degli elettroni su protone. E vedete che la struttura è esattamente la stessa, però siamo su un'altra scala. Il diagramma di sinistra ci mostra che gli atomi consistono di nuclei. Il diagramma di destra ci mostra una cosa analoga per i protoni. Abbiamo delle urti con deviazioni a grandissimo angolo, che possiamo spiegarci soltanto se i nostri protoni sono a loro volta costituiti da elementi puntiformi fondamentali. Quindi, in altre parole, abbiamo visto i quark. D'accordo? Perciò il modello di Gell-Mann e Zweig non solo è giusto, ma siamo anche in grado di stabilire come questi quark si distribuiscono all'interno del protone. Quindi qui adesso inizierebbe tutto un lungo capitolo, sul quale però soprassiedo e arrivo un po' alle conclusioni, a quello che arriviamo a dire prima di parlare del bosone di Higgs. Esperimenti ne abbiamo fatti tanti. Abbiamo scoperto, come vi ho detto, che quark in realtà non sono tre, ma sono sei. Non solo, ma abbiamo scoperto che anche in aggiunta ai quark esistono delle particelle che non hanno nulla a che vedere con le interazioni nucleari, che noi chiamiamo interazioni forti, e queste particelle le chiamiamo lettoni. Una di queste ci è familiarissima, è l'elettrone. Ma l'elettrone si presenta in realtà in tre serie, che differiscono soltanto perché sono vie più grosse. Allora c'è l'elettrone, il muone che osserviamo nei raggi cosmici e il tau che dobbiamo produrre in laboratorio. Un'altra cosa che sappiamo è che di questi costituenti fondamentali abbiamo la copia in negativo, cioè per ogni particella esiste un'antiparticella che ha tutte le caratteristiche analoghe, cioè la stessa massa, lo stesso tipo di rotazione che noi chiamiamo spin, ma che ha una carica elettrica opposta. Quindi, come abbiamo l'elettrone a cui abbiamo assegnato una carica elettrica negativa, abbiamo il positrone che non è il protone e ha una carica elettrica positiva, ma a parte quello, per tutto il resto sarebbe identica all'elettrone. Sappiamo anche, per prova sperimentale, che se avviciniamo troppo una particella con un'altra, con la sua antiparticella, queste due si distruggono liberando una grande quantità di energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. La materia che noi conosciamo, la materia ordinaria, quella di cui siamo fatti noi, di cui sono fatte le stelle, di cui sono fatti i pianeti, è spiegata in termini soltanto di tre particelle. I quark up e down
che costituiscono il protone e il neutrone, e l'elettrone che serve per costituire i nuclei, scusate, gli atomi. Quindi di fatto di tutte le altre particelle non sappiamo darci una ragione in termini di necessità, nel senso che apparentemente, per quello che capiamo fin adesso, il mondo starebbe in piedi anche senza di quelle. Però quelle esistono, le vediamo nei raggi cosmici, le produciamo in laboratorio, quindi dobbiamo prenderne atto e scrivere le nostre teorie tenendo conto dell'esistenza di tutte queste particelle. Vorrei spendere due parole poi sulle più affascinanti, più subdole, più elusive particelle di questa famiglia, che sono i cosiddetti neutrini. I neutrini sono, cosa sono? Sono i compagni dell'elettrone, del muone, del tau, compagni che non portano carica elettrica e come tali sono straordinariamente elusivi, straordinariamente difficili da osservare. Dove li osserviamo? Beh, un caso particolare, questi emergono nel cosiddetto decadimento beta di molti processi radioattivi. Il decadimento beta più famoso probabilmente è quello del carbonio 14, che è una sostanza instabile che muore, ma muore con un tempo di dimezzamento molto lungo, 5.730 anni. Cioè, se vi prendete un chilo di carbonio 14, tra 5.730 anni vi resterà mezzo chilo di quello, mezzo chilo del suo prodotto di decadimento, che è l'azoto 14, e poi saranno andati via anche delle altre cose. Le altre cose che mediano la trasformazione del carbonio in azoto sono la produzione di un elettrone, e sia, e in più di questa particella che noi chiamiamo neutrino. Faccio notare che il processo, se il processo è estremamente lungo, cioè il tempo di dimezzamento dell'ordine delle migliaia d'anni, vuol dire che le interazioni che guidano questo processo devono essere estremamente deboli. Di conseguenza i neutrini, che poveri disgraziati, non avendo carica elettrica, possono andare solo attraverso queste interazioni deboli, sono particelle che interagiscono molto molto poco e quindi sono molto molto difficili da osservare. Tant'è che, lasciatemi fare un'altra parentesi storica, il neutrino è stato postulato, non è stato osservato per la prima volta, nel 1930. Come? Beh, essenzialmente si osservavano i primi decadimenti beta, ma nel decadimento beta si vedeva emergere soltanto l'elettrone, perché il neutrino non interagiva con la materia. Ma allora, se si fosse creduto che veniva prodotto soltanto l'elettrone, questo elettrone avrebbe dovuto avere sempre la stessa energia nei decadimenti, uguale a metà dell'energia complessivamente a disposizione. L'altra metà doveva prenderselo l'atomo, il nucleo di azoto, per esempio, nel caso del decadimento del carbonio che veniva prodotto. Viceversa, andando a misurare l'energia di questo elettrone, quello che si osservava è che non c'era un valore sempre costante, uguale, medesimo, ma c'era quello che noi chiamiamo uno spettro, cioè un ampio intervallo di valori. Vedete nell'istogramma in figura, la linea rossa indica quello che ci si sarebbe aspettato se nel decadimento beta fosse stato prodotto soltanto l'elettrone oltre al nucleo di rinculo. Viceversa, lo spettro osservato è la linea nera, vedete che è una distribuzione continua e molto larga. Questo si poteva spiegare in due maniere. O si rinunciava alla conservazione dell'energia e si diceva che nel decadimento beta l'energia non è conservata, oppure si doveva ammettere che veniva prodotta una seconda particella che però non veniva osservata. Ecco, è chiaro che i fisici sono estremamente riluttanti a rinunciare alla conservazione dell'energia, un po' per forma mentis, perché praticamente ogni volta che abbiamo un problema la prima cosa che ci chiediamo è se si conserva o no l'energia, o se viene dispersa sotto forma di calore o che altro, ma noi siamo convinti che in qualche maniera questa energia deve in qualche modo manifestarsi. Quindi Pauli postula l'esistenza di una particella che però non possiamo osservare, e questo crea anche dei problemi metodologici enormi, perché la scienza è fisica sperimentale. Se noi sosteniamo che esistono delle particelle che non osserviamo e non potremo mai osservare, stiamo scivolando verso la metafisica, o se va bene verso la filosofia, ma allora entriamo in terreno insidioso per il quale non siamo preparati. In realtà non è impossibile osservare il neutrino, è estremamente difficile, ma migliorando le tecniche sperimentali
il neutrino fu finalmente osservato, però vedete nel 1957, cioè 27 anni dopo la sua proposta. Passato un sacco di tempo, uno dei record della, tra la predizione e l'osservazione. Poi non solo, una serie di esperimenti successivi mostrano che non esiste un tipo di neutrini, ma ne esistono addirittura tre. Su questo non mi soffermo molto. Dopodiché adesso abbiamo una comprensione che ci porta a osservare questi neutrini con un occhio, un punto di vista completamente diverso. Sappiamo che nel Sole, nelle reazioni nucleari che avvengono nel Sole e che ci fanno stare al mondo, che ci mandano l'energia verso la Terra, questi neutrini vengono prodotti a iosa. Sulla Terra arrivano ogni secondo 100 miliardi di neutrini per centimetro quadro in seguito provenienti dal Sole in seguito alle reazioni nucleari. Quindi immaginatevi ogni centimetro quadro della nostra pelle in ogni secondo attraversato da 100 miliardi di neutrini. Perciò immaginate quanto poco devono interagire dal fatto che non abbiamo il minimo prurito. D'accordo? Quindi evidentemente questi interagiscono pochissimo, però ci attraversano di continuo. Ma non ci sono solo quelli. Altri vengono prodotti nell'interazione dei raggi cosmici con l'atmosfera. Altri possono arrivare se esplode una supernova. Questi sono rarissimi perché supernove vicine per fortuna non esplodono tante. Quindi quelli quando arrivano sono una... Gli ultimi li abbiamo visti nel 1987, ma in realtà sono anche i primi che abbiamo visto perché è stata la prima volta che abbiamo osservato dei neutrini arrivare per l'esplosione di una supernova. E poi ci siamo anche popolati dei neutrini cosmici eredi del Big Bang. Immagino che sappiate che c'è la radiazione di fondo cosmico a 2,4 gradi Kelvin, che è l'eco del Big Bang. L'universo in realtà è un corpo nero che ha quel modo di vibrazione. Bene, in aggiunta alla radiazione elettromagnetica di fondo cosmico ci sono anche i neutrini cosmici che probabilmente non osserveremo mai perché sono troppo pochi e troppo poco energetici. Comunque anche di quelli ne abbiamo 100 per ogni centimetro cubo. Quindi contate un po' quanti possono essere in questa stanza. Bene. Allora, abbiamo detto che poi abbiamo visto questo insieme di particelle, sono le cosiddette particelle in materia, poi ci sono anche le particelle che noi leghiamo alle interazioni. Perché nella descrizione che abbiamo adesso delle interazioni tra corpi puntiformi, anche la forza viene trasmessa come scambio di particelle. Uno per tutte è il fotone, è il quanto della radiazione elettromagnetica. In aggiunta a quel quanto lì ne abbiamo un sacco di altri. Abbiamo il quanto dell'interazione nucleare, quella che tiene incollati tra di loro neutroni e protoni nei nuclei. Questo quanto lo chiamiamo gluone. In realtà sappiamo che questi gluoni devono essere 8. E poi ci sono i mediatori delle interazioni deboli, le interazioni che riguardano i neutrini, che si chiamano Z e W, e sono stati scoperti da Rubbia nel 1980 e lui ha guadagnato il Nobel per quella scoperta. Bene, diciamo che tutto sommato adesso abbiamo un quadro abbastanza chiaro di come sono queste particelle, di che quale caratteristiche hanno, di carica elettrica, nucleare, debole, la loro durata, cioè se vivono tanto, se vivono poco, la chiamiamo vita media, eccetera. E sopra poi in particolare conosciamo la massa di queste particelle. Bene, è proprio nella massa che, se volete, è uno dei concetti più fondamentali della fisica, perché quando scrivete il secondo principio di Newton, scrivete F uguale ma, la massa è il rapporto tra l'azione che esercitate su un corpo e l'accelerazione con cui il corpo reagisce a questa. Sembra banale, e invece è proprio di tutte le caratteristiche delle particelle elementari quella che abbiamo capito meno, e quella che ci crea più problemi. Intanto, una cosa stranissima è che ci sono delle masse diversissime per le varie particelle elementari. Se prendiamo il quark più pesante, il top, ha la stessa massa di un atomo di erbio. In altre parole, 170 volte la massa del protone. Ricordate, il protone è una struttura composita di quark. Il top, per quello che ne sappiamo noi, è una particella elementare, è un quark. Ciò nonostante, la sua massa è 170 volte quella del protone. Ma se lo confronto con un'altra particella elementare, tipo l'elettrone, addirittura 350.000. Con i neutrini non c'è neanche paragone, perché i neutrini sono così leggeri che non li abbiamo ancora pesati, non sappiamo che massa hanno. Quindi la prima domanda è: perché c'è questo spettro, questo intervallo di masse così diverse
tra oggetti che tutto sommato sono simili tra loro. Se ci pensate, nella tavola periodica degli elementi aumentiamo di un'unità di massa o due spostandoci dall'uno all'altro, non aumentiamo di centinaia, di migliaia di volte dall'inizio alla fine della tavola. Quindi questo è probabilmente il problema principale, capire questa discrepanza, questo ampio intervallo di masse è il problema principale forse della ricerca della fisica fondamentale adesso. Allora devo fare un passo indietro e chiedermi che cos'è la massa, va bene? Allora penso che questa risposta me la possiate dare tutti. In fisica classica la massa è definita dal secondo principio di Newton, F uguale ma, è il rapporto tra la forza che esercitiamo su un corpo e l'accelerazione con cui poi quel corpo si sposta. Se però arriviamo al primo Novecento, abbiamo una risposta un po' più precisa che dobbiamo ad Albert Einstein, che più correttamente dice che la massa è l'energia che possiede un corpo quando è isolato e in quiete. La massa non è altro che una forma di energia e noi la percepiamo diversamente semplicemente perché non siamo abbastanza veloci. Quando i corpi diventano veloci, diventa chiara la relazione, la famosa relazione tra l'energia e la massa. D'accordo? In entrambi i casi, comunque, questa massa è un parametro, cioè un oggetto, una cosa che noi mettiamo a forza nelle nostre equazioni. Quando scriviamo l'equazione del moto di un corpo, sappiamo che quel corpo ha quella data massa e noi scriviamo dentro l'equazione quel numero. Nessuno ci dice perché quel corpo ha quella data massa, noi sappiamo che ce l'ha e la mettiamo dentro. Bene, questo era il modo in cui vedevamo la massa fino al 1963. Nel 1964 viene scritta l'equazione del modello standard e si interpreta in maniera diversa l'idea di massa. Non è più una caratteristica specifica di un corpo, ma la massa è il risultato di una interazione, dell'interazione tra la singola particella elementare e un'entità, una funzione matematica, vediamola come una funzione matematica, che chiamiamo campo di X. Cos'è un campo? Un campo matematicamente, detto in maniera molto grossolana, è semplicemente una funzione definita in tutto lo spazio. Quindi dire che c'è un campo vuol dire, mentalmente, vuol dire che devo pensare che in ogni punto dello spazio c'è un numero che mi rappresenta il valore del campo in quel punto. D'accordo? Allora, la presenza di quel campo, interagendo con le particelle, fa sì che queste acquisiscano quella proprietà che noi chiamiamo massa. Ed è un'interazione del tutto nuova, non ha a che vedere con la gravità, non ha a che vedere con la forza nucleare, non ha a che vedere con l'elettromagnetismo e neanche con la forza debole. È a tutti gli effetti una quinta forza che noi cacciamo dentro le nostre equazioni. Allora, immaginiamo un po' come, visto, credendo alla struttura del modello standard, immaginiamo per un momento il modello standard senza il campo di X. Senza il campo di X non c'è l'interazione delle particelle col campo di X, quindi le particelle non hanno massa. Non avendo massa, si comportano tutte come l'unica particella priva di massa che noi riusciamo a osservare regolarmente, che è il quanto di luce, il fotone. Perciò tutte le particelle, senza il campo di X, dovrebbero muoversi tutte quante alla velocità della luce. Muovendosi tutte quante alla velocità della luce non possono creare strutture, non possono creare sistemi legati. Non creando sistemi legati non posso avere le stelle, non posso avere i pianeti, non posso avere i mammiferi, non posso avere questa stanza, non posso tenere questa conferenza. D'accordo? Non è un mondo, è un mondo molto astratto, in cui queste particelle esistono, procedono ognuno per la sua strada, magari ogni tanto deviano perché interagiscono tra loro, ma non riescono a legarsi perché non hanno massa, perché vanno tutte alla velocità della luce. Rappresento molto semplicemente questa situazione con il diagramma che vedete. In ascissa metto il tempo, in ordinata metto la posizione della particella. Allora, se si muovono tutte con la velocità della luce, vuol dire che in questo diagramma molto semplice tutte quante mi disegneranno delle rette tutte parallele tra loro, perché il coefficiente angolare, la pendenza di queste rette, mi misura esattamente la velocità di queste particelle. Hanno tutte con la stessa velocità che la velocità della luce, quindi sono tutte rette con la stessa pendenza. Ma allora qui interviene l'idea
del campo di X che è stata proposta non da X, da Nambu, Braut ed Englert, che hanno gradualmente sviluppato questa idea di inventarsi la massa delle particelle come interazione tra queste e questa funzione che permea tutto l'universo. Allora, se c'è, dovete immaginare un po' questa funzione come una sorta di fanghiglia, come una viscosità. Ma sapete cosa vuol dire muoversi in un sistema viscoso? Vuol dire che rispetto a quello che potreste dare, alla velocità che potreste raggiungere, siete pesantemente frenati dal fatto che c'è questa viscosità, questa melassa che vi frena. Allora immaginate che in questa melassa vi possiate muovere con diversi coefficienti aerodinamici. Chi scivola meglio andrà più veloce, chi è un po' più corpulento sentirà di più l'effetto frenante e quindi andrà più lento. Con questa analogia possiamo immaginare le nostre particelle percepire l'azione del campo di X diversamente. Quelle che a noi risultano come particelle più massicce sono quelle che interagiscono più fortemente con questa funzione matematica. Quelle che invece vediamo come più leggere, più veloci, sono quelle che, nella mia paragone, sarebbero più aerodinamiche, che sentono meno l'azione di questo campo. Allora, se andiamo a rappresentare nuovamente quel diagramma spazio-tempo, ma è una condizione in cui il campo di X sia attivo e quindi possa interagire con le particelle, ci troviamo a vedere finalmente delle differenze. Allora, il fotone, siccome sappiamo che non ha massa, vuol dire che non interagisce col campo di X e quindi vuol dire che lui, beato lui, continua a muoversi con la velocità della luce. Dopodiché l'elettrone sappiamo che è una massa relativamente bassa. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che interagirà poco col campo di X. Quindi qui vedete che ho fatto uno schemino in cui abbiamo una sola interazione. Però vedete che allora già la traiettoria dell'elettrone non è più quella rettilinea di prima, ma questa schinca. Se andiamo su particelle vie più pesanti, allora le interazioni diventano più frenetiche e la particella viene via via più frenata. Quel frenamento noi lo interpretiamo come massa della particella. D'accordo? Allora, vedete la situazione un po' come i pesci dentro un oceano. I pesci a forma più di siluro andranno più veloce, quelli a forma più di palla faranno più fatica a spostarsi. E in qualche maniera le nostre particelle procedono in quella maniera. Bene, la cosa molto interessante che lega la fisica delle particelle elementari all'astrofisica e soprattutto alla cosmologia è che se andiamo adesso a scrivere le equazioni dell'universo, si scopre che l'interazione tra le particelle e il campo di X non c'è sempre stato. È avvenuto in un istante preciso della storia dell'universo. In altre parole, subito dopo il Big Bang, l'interazione c'era questo campo di X, ma non interagiva con le particelle. Raffreddandosi l'universo, il campo di X cambia la sua struttura, cambia la forma delle sue equazioni. Ed è questo è rappresentato, se volete, dai due diagrammi che dimostrano il grafico dell'energia potenziale del campo di X prima e dopo quel salto che viene chiamato transizione di fase o rottura spontanea della simmetria, che introduce l'interazione tra l'X e le particelle. Quindi prima il minimo dell'energia potenziale del sistema stava sullo zero, quindi non c'era interazione. Dopo questa transizione di fase il minimo dell'energia potenziale si è spostata in una posizione che dà luogo alle interazioni. Bene, si riesce, tra l'altro, con un modello molto semplice dell'evoluzione dell'universo, si riesce anche a stabilire in quale istante ciò accade. Questo accade dopo 10 alla meno 12 secondi dall'avvio del Big Bang. Questo vuol dire cioè dopo un millesimo di miliardesimo di secondo che il Big Bang ha avuto luogo. D'accordo? Grazie a questa transizione di fase abbiamo l'interazione delle particelle col campo di X, quindi le particelle non vanno più tutte alla velocità della luce, si possono creare le strutture, si possono creare gli atomi, scusate, i nuclei, gli atomi, le molecole, le stelle, l'universo come lo conosciamo e quindi anche noi. D'accordo? Tutto ciò è descritto con questa semplice equazione che è l'equazione del modello standard, ma non entrerò in grandi dettagli. Ecco, allora adesso siamo di nuovo nelle condizioni che abbiamo già visto un paio di volte, abbiamo un modello che ci spiega una fenomenologia. Però il modello è pur sempre un preconcetto. Non ci basta
aver scritto delle equazioni che ci spiegano quello che osserviamo. Dobbiamo anche validare queste equazioni chiedendo a queste che ci predicano qualcosa che ancora non sappiamo. Se ce lo predicono e lo troviamo, possiamo crederci, ma se ci predicono una cosa e non la troviamo, non ci crediamo più. È il caso, per esempio, del modello di Thomson. Dobbiamo andare a verificarlo con qualche esperimento. Allora, questa teoria è estremamente elegante da un punto di vista matematico ed è anche molto semplice, cioè non serve un dottorato di ricerca in fisica per poter seguire queste equazioni. Però restano astratte finché restano delle pure equazioni. Bene, qui entra il signor Peter Higgs, perché si accorge, leggendo gli articoli di queste persone, che dà una leggera correzione a questi articoli. Penso che non ci sia addirittura neanche una formula nell'articolo che gli ha valso il Nobel. Dice semplicemente, se deve esserci un nuovo campo, date le regole della meccanica quantistica, deve anche esserci una nuova particella. Cioè, devo, in aggiunta a quell'insieme di particelle che vi ho elencato prima, ce ne deve essere un'altra che noi non abbiamo ancora osservato e che è stata chiamata la particella di Higgs. Tra l'altro, non è una particella su cui noi non sappiamo nulla, perché siccome sappiamo che quella particella di Higgs è legata al campo di Higgs, tutto quello che abbiamo imparato sul campo di Higgs, guardando come si comportano, come interagiscono con questo campo le particelle, lo possiamo trasmettere a questa nuova particella. Quindi possiamo predire un sacco di proprietà. Possiamo, per esempio, predire che questa particella si accopperà più volentieri con le altre particelle più pesanti, perché una particella è pesante proprio perché interagisce tanto col campo di Higgs. Sappiamo che non si accoppierà con quelle che massa non ne hanno e si accoppierà pochissimo con quelle che sono leggere. Ma poi possiamo fare tanti altri conti, sappiamo quanto vive e sappiamo che vive pochissimo, sappiamo lo stato, insomma sappiamo che non ha carica elettrica perché i fotoni non hanno massa, quindi il campo di, la particella di Higgs non può avere carica elettrica, se no interagirebbe con i fotoni e li rallenterebbe, tutte queste cose qui. Cos'è che non sappiamo di questa particella? Di nuovo, non ne sappiamo la massa. Va bene? Sembra che questa sia una persecuzione che continua a tormentarci. Beh, allora, validare questo bellissimo modello significa scoprire la particella di Higgs. Se la vediamo con le caratteristiche previste dal modello, allora è vera. Allora questa è vera fino a prova contraria, ben inteso. Ma allora abbiamo una forte verifica di questa elegantissima teoria. Per questo è stato costruito il Large Hadron Collider, cioè il grande collisore di protoni che è in operazione al CERN di Ginevra. Qual è l'idea di questo collider? L'idea è di trasformazione di massa in energia. Prendo delle particelle leggere, le accelero in modo che queste acquistino una grande energia, le faccio sbattere tra di loro e converto quell'energia che gli ho fornito in massa. E in questa maniera spero magari di vedere il bosone di Higgs. Vabbè, mi sembra opportuno sottolineare che qua è difficile pensare un equivalente classico. Non è che se prendo due Ferrari e le porto alla massima velocità e le faccio sbattere tra loro, poi produco un tir. A parte che non sarebbe probabilmente né saggio né economico come principio, comunque classicamente non funziona. Viceversa, funziona a livello delle particelle elementari. Posso prendere due particelle molto piccole, accelerarle alla massima energia che posso fare e produrre in quella maniera particelle molto più pesanti per la trasformazione massa-energia che ha previsto Albert Einstein. Allora, abbiamo detto qui, sappiamo tante cose sull'Higgs, due cose che sappiamo che sono un problema è che produrlo è estremamente difficile. La produzione dell'Higgs in collisioni di questo tipo, anche se abbiamo l'energia sufficiente, è un fenomeno estremamente raro, coperto da tanti altri fenomeni meno interessanti che sono il fondo, l'alone che copre la nostra possibilità di scoperta. Allora, sostanzialmente cosa dobbiamo fare? Per poter produrre questa particella, che sappiamo che comunque è massiccia, perché non l'abbiamo trovata con i vecchi acceleratori, fino a 120 volte la massa del protone l'abbiamo cercata e non l'abbiamo trovata, quindi deve avere una massa superiore a 120 volte la massa del protone. Allora, sappiamo che è pesante, che è rarissima, che si distrugge molto in fretta e che gli stati finali che produce sono anche molto difficili a capire. Quindi dobbiamo fare un acceleratore che abbia una grande energia, la massima che riusciamo a creare con la tecnologia attuale, una grande frequenza, vogliamo tante, 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 tante collisioni, sperando ogni tanto di produrre uno di questi benedetti
bosoni di Higgs, e poi dobbiamo avere degli strumenti che, se lo produciamo, ci consentano di vederlo. Va bene, allora vado abbastanza veloce. Insomma, se è stato creato LHC, che è il più potente collisore che l'umanità abbia mai fatto. LHC accelera i protoni fino a, accelererà, finora è arrivato fino a 8 tera electron volt, cioè 8.000 miliardi di electron volt, cioè 8.000 volte la massa del protone, eccetera, eccetera. Vedete che questa scala, quella del tera electron volt, sembra una scala grandissima sulla scala delle particelle elementari, perché è 1.000 volte la massa del protone, 6 volte la massa del top. Ma a cosa corrisponde sulla nostra scala, sulla nostra sensibilità? 1,6 erg, cioè un milionesimo, anzi un po' meno di un milionesimo, di watt per secondo. Cioè una lampadina da un watt in un secondo emette circa un milione di volte l'energia dei protoni di LHC. Allora, a questo punto il contribuente medio avrebbe tutto il diritto di dire: bene, voi mi chiedete un budget di svariati miliardi di euro per andare a fare una roba che la lampadina che ho a casa mia per il costo di 4 euro mi fa senza nessun problema. Allora, c'è un trucco, ovviamente c'è un trucco. Il trucco è che quello che è interessante di LHC non è che produce grandi energie, ma che produce energie estremamente concentrate. Quegli 8 TeV voi li state concentrando sul volume che ha grosso modo le dimensioni di un protone, e anzi meno di così. D'accordo? La vostra lampadina, i suoi 100 watt, li fa su un volume finito, diciamo un millimetro cubo, che è infinitamente volte, infinitamente più grande del volume in cui concentrate l'energia di LHC. Quindi il segreto non è energia, ma concentrazione di energia, o come diciamo noi, la densità di energia, il rapporto tra l'energia che riusciamo a sviluppare e il volume entro il quale la confiniamo. Questo, se ci pensate, è proprio la storia dell'universo. Il Big Bang che cos'è? È un'enorme quantità di energia compressa, contenuta in un volume estremamente piccolo. D'accordo? Quindi creare grandi densità di energie vuol dire né più né meno che ricreare per istanti un volume di spazio estremamente ridotto condizioni che erano molto vicine a quelle del Big Bang. Quindi stiamo facendo una sorta di macchina del tempo, stiamo andando a vedere cosa succedeva qualche istante dopo il Big Bang. Adesso qui confronto effettivamente le due prestazioni, quello di LHC con quello della lampadina. E allora, se andate a vedere la densità di energia invece guardare l'energia, vedete che il vostro collisore è 10 alla 40, 10 alla 30 volte, 10 alla 34 volte più efficace della vostra lampadina. Quindi alla fine, insomma, il costo si giustifica. Bene, allora proprio nel discorso che facevo prima, di dire che l'universo si espande, quindi se vado all'indietro vedo un universo che si contrae e vedo un'energia che diventa sempre più densa, facendo quattro conti posso rendermi conto che la temperatura a cui avvengono le collisioni a LHC è la stessa che aveva l'universo 10 alla meno 15 secondi dopo il Big Bang, cioè un miliardesimo di milionesimo di secondo dopo il Big Bang. In altre parole, sono nelle condizioni per produrre il bosone di Higgs. Va bene? Allora, vabbè, cosa faccio? Prendo sti protoni, li accelero quanto posso e li faccio sbattere. Ho bisogno di molte collisioni, un lungo periodo di osservazione, saranno almeno 10 anni di presa dati. Come faccio ad accelerare queste particelle? Beh, insomma, le butto dentro un campo elettrico. Il campo elettrico gli dà un calcio e vedete l'aggeggio che, è fotografato là in alto, è una cavità, cioè uno strumento che accelera le particelle. Questa cavità da circa 20 milioni di electron volt per ogni metro. Ma se io devo fare 7.000 miliardi di electron volt, quante cavità mi servono? 300.000. Ora, ognuna di queste cavità costa qualcosa come diverse decine di migliaia di euro. Se moltiplicate per 300.000 arriviamo a una cifra che non sta né in cielo né in terra. Aggiungiamo poi per il fatto che ognuna è lunga grosso modo un metro. Se devo fare 300.000 vuol dire che io devo occupare uno spazio di 300 km col mio laboratorio. Ora trovatemi qualcuno che mi dia questi 300 chilometri, che sia disposto a interrompere strade, acquedotti, tutto quel c'è da interrompere per il
l'interesse superiore della conoscenza. Allora il trucco qual è? Invece di usare 300.000 cavità, uso 300.000 volte la stessa cavità. In altre parole, accelero le particelle invece che su una traiettoria lineare, su un cerchio, così la stessa particella si prende più e più calci. Ovviamente non avrò una sola cavità, ne avrò qualche decina, ma questa particella andando così velocemente, in un secondo questa decina di cavità le vede migliaia e migliaia di volte, finché raggiunge l'energia di disegno. Per ruotare le particelle cosa uso? Uso grandi campi magnetici. Quando è stato prodotto quando è stato pensato, proposto LHC, non esisteva neanche in laboratorio un campo magnetico di 8 Tesla. Quindi è stata una grandissima scommessa tecnologica che consisteva nel fatto di dire: questo è lo stato dell'arte, ma sicuramente tra 15 anni, quando avremo finito la costruzione, le nostre industrie potranno produrre serialmente dei campi magnetici che adesso non siamo in grado di fare neanche come prototipi in laboratorio. Il successo è arrivato, la scommessa è stata vinta, e tra l'altro è stata vinta dall'Ansaldo di Genova, che è indubbiamente all'avanguardia per quanto riguarda tecnologie di campi magnetici di eccezione. Va bene, l'LHC, sapete, è stato ricavato a Ginevra, in un sito che era già stato scavato per un acceleratore precedente. È un sito sotterraneo posto grosso modo a 100 metri sotto il livello del suolo, e la circonferenza complessiva del sito è di circa 27 chilometri, d'accordo? Allora, questo è tutto il sistema di accelerazione. È un sistema complesso in cui i protoni vengono accelerati per fasi successive. Ogni fase sfrutta vecchi acceleratori del CERN che un tempo nella loro vita erano all'avanguardia della ricerca scientifica. E l'ultima fase li porta dentro LHC. LHC, vedete, quelli che state vedendo sono due foto dei magneti che portano a questi grandi campi magnetici, in realtà anche da 9 Tesla. Sono dei bestioni da 15 metri, e quello che vedete nella foto di destra è questo magnete che viene calato attraverso un pozzo fino ad arrivare a 100 metri sottoterra, dove verrà poi trasportato nel sito definitivo. Tra l'altro, i campi magnetici si fanno con delle correnti. Per avere correnti sufficientemente intense senza dover spendere un disastro di potenza, questi magneti sono superconduttori, in modo che non ci sia nessuna resistenza, e vengono perciò tenuti a temperature bassissime, 1,9 gradi Kelvin. Quei magneti sono più freddi della temperatura media dell'universo. Quindi quelli sono i posti più freddi, per quanto ne sappiamo noi, di tutto l'universo. Vabbè, adesso queste sono un po' di foto. Questo è il tunnel. Vedete che con una circonferenza di 27 km si fa davvero fatica a vedere che effettivamente il tunnel non è dritto, ma che ha una curvatura. Vabbè, insomma, allora lasciamo perdere. È proprio un'impresa gigantesca da un punto di vista tecnologico. È stata una grandissima scommessa alla grande avanguardia. L'ultima cosa che vi dico è che per poter vedere il bosone di Higgs abbiamo necessità di fare tantissime collisioni. In LHC i fasci di protoni si urtano con una frequenza di 40 milioni di collisioni al secondo. E noi ovviamente non possiamo analizzare 40 milioni di collisioni ogni secondo. Quindi ci sono dei trucchi per buttare via molto rapidamente, senza starci tanto a pensare, gli eventi che non sono interessanti, che sicuramente non possono avere il bosone di Higgs. Tant'è che alla fine uno riesce a ridursi a scrivere su nastro 100 eventi al secondo, nastro su memoria 100 eventi al secondo. Ci sono due esperimenti che osservano tutte le particelle che vengono prodotte nelle interazioni, e si chiamano ATLAS e CMS. Questi rivelatori devono vedere degli eventi che sono estremamente complessi, e quindi sono rivelatori estremamente grandi. Questo è un disegno in cui due rivelatori vengono sovrapposti a un edificio. L'edificio è effettivamente l'edificio degli uffici del CERN, della gente che fa questa fisica. Se potessimo prendere quei rivelatori e metterli su questi edifici, vedremmo che il più grande dei due è l'equivalente di un edificio di 5 piani, e quello piccolino è l'equivalente di un edificio di 3 piani. Allora, il più grande si chiama ATLAS, quello piccolino è Compact Moon Solenoid, che è più piccolo, però pesa di più di ATLAS, perché è più compatto, materiale più denso. Queste sono due foto dei rivelatori. Osservate l'uomo,
vedete le dimensioni dell'uomo lì rispetto alle dimensioni, beh, insomma, un edificio di 5 piani, questo è CMS, quello piccolo, e vabbè, insomma, qua potrete magari guardare con calma poi queste diapositive, fanno vedere come le varie particelle possono muoversi dentro CMS. Questa ve la faccio vedere perché questo è un caso estremamente facile. Questo è un vero evento fisico, non è un'animazione. È un muone cosmico che è stato prodotto negli strati altri dell'atmosfera. È arrivato a Terra, ha attraversato tutti gli strati di roccia, andando su, ha passato 100 metri di roccia, è arrivato sotto terra ed è passato per CMS mentre il rivelatore era acceso, senza fascio, soltanto per fare delle calibrazioni. E il rivelatore ha visto questa particella passare e attraversarlo tutto per lungo. Ovviamente è un caso molto raro, però vedete come questa particella si disegna sul rivelatore proprio una traccia che la attraversa tutto direttamente. Allora, questo è un caso facile. Un caso realistico è quello che vedete qua. Qui, non so, vedete quell'area gialla? Quell'area gialla indica tutte le particelle che sono state prodotte e hanno lasciato un segnale nel rivelatore, poi la maggior parte delle particelle viene assorbita e restano solo quelle due tracce rosse che vedete fuori, che sono i muoni. Allora bisogna analizzare tutte queste cose, si analizzano una quantità enorme di eventi. Se li salvassimo su DVD dovremmo produrre 3 milioni di DVD all'anno per tenerli tutti su DVD. Ovviamente si tengono invece su memoria al silicio. E vengono analizzate da fisici di tutto il mondo, perché la collaborazione di LHC copre gli Stati Uniti, copre l'Europa ovviamente, la Russia, Giappone, Cina, Stati Uniti, praticamente solo l'Africa non è coinvolta da questo processo di scientifico. Va bene, come lo osserviamo il bosone di Higgs? Siccome lui decade in fretta, quello che vediamo non è lui, ma sono i prodotti della disintegrazione. E quindi noi andiamo a combinare questi prodotti di disintegrazione per vedere se l'X è stato prodotto oppure no. L'idea è un po' come, vabbè, se lasciamo perdere questo esempio, l'idea è semmai contenuta in questa formula che vedete qui. Vedete, la massa del bosone di X volte C al quadrato deve essere uguale alla somma delle energie delle particelle in cui questo decade. Quindi io prendo un po' di particelle e faccio l'ipotesi che siano, vengano dal bosone di X, le combino e calcolo la massa. Allora, se quelle particelle le ho prese a caso, una volta troverò un valore, la volta dopo troverò un valore diverso, la volta dopo un valore diverso ancora, e troverò quindi una roba che si distribuisce in maniera strana. Ma se invece sono bravo e prendo quelle del bosone di X, ogni volta devo trovare sempre lo stesso valore, che è il valore della massa dell'X. Per illustrare questa idea, mostro questa plot, questo grafico, che vedete è fatto non prendendo quattro particelle come nel caso dell'X, ma prendendone soltanto due muoni. Allora vedete che struttura strana quel grafico, ha una specie di forma continua, guaiba diremmo in Veneto, d'accordo? E ogni tanto vedete che escono dei picchi, quei picchi noi li chiamiamo risonanze. Allora cosa sta succedendo? Quando siamo nelle zone più o meno piatte, questo cosa combinatoria di aver preso due particelle che non c'entrano tra loro, averle combinate, aver calcolato la massa e trovato un valore che evento per evento cambia. Però la volta che abbiamo beccato una particella vera, i valori stanno sempre lì, là dove dovrebbero essere. Allora lì vedete che abbiamo proprio tutto uno spettro, un insieme di particelle vere. In realtà questo è un plot bellissimo, perché la prima particella, quella piccola gobbetta con sopra scritto ETA che vedete all'estrema sinistra, è stata una delle prime particelle scoperte negli anni 50. E man mano che vi spostate, sono particelle di massa sempre più alta, sono particelle che sono state scoperte in anni più lontani. Per esempio, quello dove c'è James Sy è stata scoperta negli anni 70, quello dove c'è la Upsilon è stata scoperta negli anni 80, e anche la Zeta è stata scoperta negli anni 80, è quel piccazzo che vedete sulla foto. Quella è quella che ha fatto vincere il Nobel la Rubbia, per intenderci. Allora, questo LHC l'ha fatto in una o due giornate di lavoro, d'accordo? Quindi in una o due giornate di lavoro abbiamo riscoperto tutta la fisica degli ultimi 50 anni. Non che fosse quello lo scopo è scoprire l'Higgs, scoprire nuova fisica, però intanto tu hai fatto vedere che sai quello che fai, che lavori, che le cose che dovevi scoprire le scopri. Dopodiché l'Higgs come si trova? Beh, prima la gente studia con delle simulazioni, e poi va a vedere gli eventi
Allora abbiamo il risultato. Il risultato è stato annunciato nel luglio del 2012 contemporaneamente da Atlas e CMS. Le due collaborazioni che lavoravano alla caccia dell'X hanno fatto un patto. Il patto era di non rilasciare, di non fare la gara a chi rilascia per primo il risultato, ma di darsi una data. La data era quella dell'inaugurazione della più importante conferenza scientifica dell'anno e entrambe arrivare per quella data con i loro risultati, sforzandosi di non comunicare prima in modo anche da non aver pregiudizi, da non innescare dei falsi positivi tra i due esperimenti. Allora, alla data, entrambi avrebbero mostrato i loro risultati in una conferenza pubblica e effettivamente entrambi gli esperimenti vedono questa nuova particella con una massa di 125 GeV. Allora, la natura della particella la vediamo magari in questi grafici. Quest'area blu che vedete è quello che ci si aspettava di trovare in assenza del bosone. Allora uno vede che effettivamente i punti sperimentali che sono più o meno dappertutto stanno sopra l'area. C'è solo una zona, in questo caso vero, ed è questa zona. Vedete che l'area blu è ben lontana dei punti sperimentali. Per poter giustificare quei punti sperimentali dobbiamo aggiungere l'area blu, i nostri processi casuali, l'area rossa, che è quello che ci aspetteremmo nel caso in cui fosse prodotto un bosone di X esattamente di 125 GeV. Grazie. Bene, scusate le mezze spalle. No, laser. Io. Vabbè, non è. Allora, come vedete, è questo eccesso qui che non ci aspetteremmo senza l'X che ci rivela l'esistenza del bosone di X. Questo è il risultato di Atlas e vedete che CMS ha un'analoga struttura esattamente alla stessa massa, 125 e 125, cioè i due esperimenti per giustificare i loro dati, oltre ai processi parassiti di fondo che conoscono già, devono aggiungere l'esistenza di questa nuova particella. Quindi entrambi sostengono di aver osservato il bosone di X. Oltre ad osservarlo in questo stato, il cosiddetto stato a quattro leptoni, viene osservato magari con un'evidenza molto più debole nel cosiddetto stato a due fotoni, dove qui l'evidenza è la deviazione tra la linea verde, che è il fondo, e questi puntini sperimentali. È chiaro che se ci fosse stato solo questo insieme di stati finali, sarebbe stato molto difficile credere alla scoperta. Sono questi che indubbiamente ci mostrano che il bosone di X è stato effettivamente scoperto dalle due collaborazioni. Bene, dopodiché abbiamo detto il modello ci predice un sacco di cose su questo bosone di X, quindi per vedere se effettivamente si tratta di lui andiamo a misurare tutte le proprietà che il modello ci predice. Il riassunto sta in questo grafico che mostra il rapporto tra la predizione del modello e la misura. E vedete questo valore è 1 e grosso modo praticamente tutti i punti sperimentali stanno attorno a 1. Quelli che deviano di più sono anche quelli che hanno un'incertezza, questa barra rossa più grande, e che quindi sono meno affidabili, ma comunque entro l'incertezza anche questi sono compatibili con 1. Il che significa che per tutte le misure che abbiamo fatto finora, questa particella ha tutte le caratteristiche del bosone di X. Quindi a questo punto la conseguenza più ovvia è stata la seguente. AX e Englert, cioè è stato riconosciuto il premio Nobel. A Brown no, poveretto, perché è morto prima. Quindi la natura non è stata gentile nei suoi confronti. Bene, a parte le implicazioni personali per X e Brown, ci sono anche delle implicazioni per tutto il nostro universo. Perché vi ricordate cosa avevo detto a un certo punto? Che l'X inizia a interagire con le particelle in un certo momento dell'universo, quando avviene la rottura spontanea di simmetria, cioè quando la forma delle equazioni che lo governano cambia. Ma quella forma di equazioni continua a evolvere, continua a cambiare. Quindi potrebbe addirittura succedere che l'interazione
diventi così forte da rendere completamente instabile il nostro universo e farlo collassare. Ora, questo è una possibilità, mentre c'è anche la possibilità che l'interazione non diventi mai così forte e l'universo resti stabile. Bene, adesso che abbiamo misurato il bosone di Higgs, sappiamo anche che tipo di universo abbiamo per le mani, perché possiamo predire, fare i conti, nell'ipotesi che ci sia solo il bosone di Higgs, sulla stabilità dell'universo. Allora, vedete che qui sono rappresentate tre aree, un'area verde, un'area gialla, un'area e due aree rosse. L'area rossa qua in alto è quella di instabilità, cioè se i nostri dati sperimentali, se la massa del bosone di Higgs in particolare fosse stata leggermente spostata in qua, fosse stato, se il bosone di Higgs fosse stato più leggero, cadevamo nell'instabilità e l'universo sarebbe decaduto, e decaduto anche molto rapidamente. O meglio detto, in altre parole, noi non potevamo misurare una massa di un bosone di Higgs, che so io, a 70 GeV, per esempio, perché quella sarebbe stata quella di un universo instabile, quindi non ci saremmo stati noi a vederla. D'altra parte, non siamo neanche in un universo stabile, perché vedete, la regione di stabilità è questa verde. Adesso facciamo un ingrandimento di questa zona, ed è questo, ed è qui che i nostri dati preferiscono stare. Questa è la massa del bosone di Higgs, questa è la massa del quark top, che è la particella più pesante che abbiamo. I nostri dati ci dicono che il nostro universo sta qui. È una regione di metastabilità. Quindi, metastabilità cosa vuol dire? Uno stato metastabile è come uno stato in equilibrio precario. Prima o poi uscirà da quell'equilibrio e cadrà e sarà un disastro. Dobbiamo preoccuparci? Beh, si è fatto il conto, 13 miliardi di anni. Tra 13 miliardi di anni, se c'è soltanto il bosone di Higgs e nessun'altra particella nuova, tra 13 miliardi di anni l'universo sarà finito. Vabbè, insomma, penso che possiamo stare tutti tranquilli e rilassarci, no? Collasserà, ma non sarà un problema nostro. Collasserà a patto che la particella di Higgs sia l'ultima particella che scopriamo. Perché se ci fosse qualche altra particella che magari non abbiamo ancora immaginato, la storia dell'universo potrebbe essere completamente diversa. E qua i teorici si sono scatenati con tante proposte alternative, extra dimensioni. Noi percepiamo tre dimensioni, in realtà sono quattro col tempo, ma queste sono quelle che percepiamo. In realtà noi viviamo in 12, 14, 16 dimensioni, le altre, quelle che mancano, non le percepiamo. Ci sono tanti, tanti modelli in giro. Non sto a entrare perché l'abbiamo fatto abbastanza tardi, ma sostanzialmente anche noi, a parte la ricerca del bosone di Higgs, abbiamo cercato un sacco di altre particelle predette nei modelli più bizzarri che potevano venire in mente alle fervide menti dei teorici. Il risultato è che finora non abbiamo trovato nient'altro, per cui questa è lo stato di salute dei modelli extra che sono stati proposti negli ultimi anni. Questo disegno l'ha fatto un fisico teorico, quindi è un forte segno di autocritica. Alcuni sono definitivamente tramontati e non ci si pensa più, altri stanno proprio in pessime condizioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che adesso è finita questa fisica? No, non è finita, perché adesso e per i prossimi 5 anni LHC raddoppierà la sua potenza, passerà da 4 più 4 TeV a 13, a 6 più 6 mezzo più 6 mezzo, 13 TeV, e raddoppierà anche aumenterà di 15 volte la frequenza delle collisioni. Quindi questa sorta di grafico a torta ci dice la capacità di scoperta che ha avuto LHC per questi nuovi processi finora, e questa sarà la capacità di scoperta, viceversa, che avrà alla fine delle sue operazioni nel 2020. Quindi vedete, il nostro grado di informazione crescerà esponenzialmente da qui al 2020. Quindi se c'è qualche particella nuova, qualche fenomeno nuovo, se è vero che viviamo in un mondo di 12 dimensioni senza accorgercene, o se c'è la supersimmetria, o se c'è qualche altra cosa, LHC è il miglior strumento per capirlo nel prossimo futuro. Detto questo, allora fatemi concludere. È iniziata l'era di LHC, è stato scoperto l'Higgs e in un certo senso non era una sorpresa, perché avevamo una teoria che ci prevedeva che l'Higgs ci doveva essere. Quindi finora non abbiamo avuto delle sorprese, ma per quello che vi ho detto
neanche ce le aspettavamo, perché avete visto, abbiamo proprio appena iniziato l'esplorazione di questo nuovo regime. Perciò, siccome l'avventura sta per cominciare, nel 2015 si inizierà a lavorare a pieno regime, magari tra qualche anno vengo qua a raccontarvi delle novità. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. Se avete domande, curiosità o altro. Buonasera, sono Francesco Messina e premetto dicendo che non studio fisica e sono totalmente un profano, quindi la mia sarà una domanda da ignorante. Volevo sapere, rifacendoci a quel grafico di prima con le aree verde, gialla e rosse, se invece di collocarci nell'area gialla, quella di semistabilità, noi ci fossimo collocati nell'area verde, la vita sarebbe stata possibile L'area verde sarebbe ancora meglio. L'area verde è quella di stabilità. Questa è una previsione sul futuro del nostro universo. Quindi a questo punto non saremmo in grado di distinguere tra i due stati, tra uno stato metastabile e uno stato instabile. È come dire, sono su un pendio ma non ho ancora iniziato a rotolare. Finché non inizio a rotolare non so se sono su un pendio o se sono viceversa fermo, perché resterò fermo. Diciamo che inizieremo a rotolare ma con molta, molta pazienza. Quindi l'area verde sarebbe stata probabilmente la spiegazione più semplice, perché dice noi ci siamo, quindi dobbiamo essere o stabili o metastabili, ma con una certa bella dose di stabilità, perché se ci siamo per osservare è un argomento a posteriori, no? Se ci siamo vuol dire che l'universo deve stare in piedi, se lo stiamo osservando. Semmai uno potrebbe chiedersi, la dice proprio bene che siamo andati a finire in quell'areola gialla, che ci sia qualche significato dietro questo. Qui entriamo più in un campo speculativo, non tanto da fisica quanto da metafisica, però il qualche significato potrebbe essere che in realtà non siamo su una metastabilità, che c'è qualche altra fisica che ha luogo che noi non abbiamo ancora osservato e che invece siamo stabili, ma comunque queste sono tutte speculazioni. Grazie. Buonasera. Buonasera. Prima mi ha incuriosito quando ha detto che il fotone non ha massa. Sì. Perché questo lo lego al fatto che la velocità della luce sia quella massima raggiungibile, o comunque si prende come riferimento. Ma chi è che ha detto che la velocità della luce è quella massima raggiungibile? Una possibile risposta è quella sperimentale. Non abbiamo mai visto nessun processo avvenire con velocità superiore a quella della luce. E quindi diciamo che questa può essere semplicemente una constatazione di un dato di fatto. L'altra interpretazione è quella che uno va a prendersi le equazioni di Maxwell, scritte nel 1870-60, quel che è, e osserva che combinando le equazioni di Maxwell ottiene un'equazione d'onda che ha come parametro che regola la propagazione dell'onda proprio C quadro. Quindi l'osservazione di Maxwell è stata che la luce non è altro che un'onda elettromagnetica che si propaga. Ora, la cosa caratteristica di queste equazioni è che diventano incompatibili con le trasformazioni galileiane. Cioè, in altre parole, se io credo alle equazioni di Maxwell, non posso più usare le trasformazioni di Newton-Galileo tra sistemi di riferimento o viceversa. Allora, la conseguenza di questa incompatibilità è stata la nascita della teoria della relatività proposta da Einstein. Un pilastro della teoria della relatività è che, se crediamo a quella teoria, non è possibile che ci siano delle particelle che si muovono con velocità superiore alla luce, perché se ammettessimo che queste particelle esistono, dovremmo rompere il vincolo di causalità,
cioè la relazione causa-effetto non avrebbe più luogo. Cerco di spiegarmi. Queste benedette particelle, che si chiamano tachioni, avrebbero delle caratteristiche molto strane. Osservate in un sistema di riferimento, cioè osservate da un osservatore che si muove con una certa velocità, un certo tachione farebbe prima la cosa A e poi la cosa B. Osservate da un altro sistema di riferimento, cioè da un osservatore che si muove con un'altra velocità, quell'osservatore direbbe che il tachione fa prima la cosa B e poi la cosa A. Cioè, questa è un'impossibilità logica, ovviamente, perché la nostra struttura, il modo in cui noi descriviamo tutto, prevede il principio di causalità, che una cosa viene prima, una cosa viene dopo, e non potremmo pensare un mondo in cui questo principio non abbia luogo. Quindi la risposta che io darei alla sua domanda è che, a parte il punto di vista sperimentale, che non abbiamo mai visto con buona pace della Gelmini neutrini andare più veloci della luce, l'altro punto di vista è di natura proprio matematico, filosofico, metafisico, logico, ed è il fatto che se accettiamo la teoria della relatività ristretta, e quella la dobbiamo accettare perché le bombe atomiche esplodono e il Sole funziona, ma se accettiamo questa teoria non possiamo accettare che esistano particelle che vanno più veloce della luce, perché quelle particelle non obbedirebbero al vincolo di causalità. Cioè con quelle particelle potrebbe verificarsi il caso del bambino che torna indietro nel passato e uccide il suo nonno prima che il nonno faccia il papà. Dopodiché magari non è così, e allora a quel punto dovremmo ripensare, ma davvero in maniera estremamente fondamentale, la nostra comprensione del mondo. Estremamente fondamentale vuol dire andare anche al di là dei modelli fisici, andare proprio a chiederci se ha senso più parlare in termini di causa e effetto, in termini di logica. Sera. Sera. Proprio a pranzo oggi ho sentito a DG Leonardo, quello, DG3, che in un laboratorio americano sono state rilevate delle onde gravitazionali e attraverso dei calcoli sulla polarizzazione della luce è stato descritto questo fenomeno simile alla rotazione cosmica di fondo. E mi chiedevo se lei era conosciuto di questa cosa, perché ho capito poco e speravo. Lei sperava e io temevo questa domanda, nel senso che ne so poco più di lei, perché anch'io ho letto solo il comunicato stampa fatto da questi tipi. Allora, di nuovo, qui stiamo di nuovo parlando di radiazione. Prima parlavamo di radiazione elettromagnetica e ora stiamo parlando di radiazione gravitazionale. Allora, è un fatto che in tutte le teorie di campo a una perturbazione di un sistema corrisponde l'emissione di una radiazione. Radiazione elettromagnetica se il sistema che è perturbato è un sistema elettricamente carico. Nel caso invece di una massa che in qualche maniera si perturba, cambia il suo stato, ci si aspetta che avvenga un'emissione di un'onda gravitazionale. Allora, il problema è che i fenomeni legati alle masse sono estremamente meno intensi di quelli legati alle cariche, per cui noi di fatto non abbiamo ancora avuto l'evidenza del passaggio di un'onda gravitazionale, l'evidenza diretta, come il fatto di vedere la luce che viene da lì è l'evidenza diretta che c'è stata un'emissione di radiazione elettromagnetica. Come si manifesterebbe questa in primo luogo, come si manifesterebbe questa evidenza? Beh, la gravità curva lo spazio-tempo, quindi se noi fossimo attraversati da un'onda gravitazionale, quello che succederebbe è che lungo una dimensione tenderemmo a dilatarci e lungo un'altra dimensione tenderemmo a comprimerci, cioè ci sarebbe un effetto di questo tipo col passaggio dell'onda, come una sorta di fisarmonica. D'accordo? Però sono effetti estremamente piccoli. L'esplosione di una supernova darebbe degli effetti che cambierebbero le nostre dimensioni di raggi minori del raggio di un nucleo. Quindi servono è possibile in linea di principio osservare questi fenomeni, ma servono esperimenti estremamente sofisticati. L'esperimento di cui hanno parlato oggi
non è un'osservazione diretta, cioè non è stato osservato il passaggio di quest'onda, non si è visto una regione, una porzione dello spazio subire questo effetto fisarmonica di cui parlavo prima. È un effetto indiretto, hanno guardato alla struttura di questo fondo cosmico di radiazione di cui parliamo. Allora, questo è un fondo che viene studiato con grande con precisione sempre crescente negli ultimi 30-40 anni. Ci ha detto un sacco, è quello che ci ha dato più informazioni sulla storia del nostro universo. È vedendo quello che quella è stata la prima dimostrazione indipendente della storia del Big Bang. E tra l'altro ci ha detto dell'inflazione, insomma ci ha dato un sacco di informazioni. Adesso si fanno misure sempre più precise, queste che io sappia sono le prime misure di polarizzazione. Polarizzazione vuol dire vedere se lo stato di vibrazione... Questo fondo cosmico non è altro che una radiazione elettromagnetica che è l'eco del Big Bang. Allora, studiare la polarizzazione vuol dire vedere se la vibrazione di quest'onda ha delle direzioni privilegiate. A quel poco che mi è riuscito di capire, invece di trovare una polarizzazione del tutto casuale, quale ci si aspetterebbe per un fenomeno disordinato, questi colleghi americani hanno trovato che ci sono delle zone, cioè che questa vibrazione, a seconda della parte di universo che si guarda, è orientata verso delle zone ben precise. Interpretano questo orientamento come una sorta di increspatura. Increspatura che ha avuto luogo nel momento in cui quella radiazione è stata prodotta. E il modo più semplice di interpretare questa increspatura è che proprio durante la fase di inflazione, cioè di grande rapida espansione dell'universo, questa rapida espansione sia stata accompagnata da onde gravitazionali che hanno dato luogo a questa increspatura. Quindi, a seconda dello stato dell'onda nelle varie zone dell'universo, la luce si è polarizzata in maniera diversa. Questo è quanto le so dire, non è molto purtroppo. Allora farei una domanda io. E dunque, si è detto che il meccanismo di Higgs serve a giustificare il fatto che si hanno masse per le particelle. E poi si è andata alla ricerca del bosone di Higgs e anche questo ha una sua massa. E questo è dovuto ad autointerazioni del campo di Higgs o è dovuto a un meccanismo diverso? Ecco, dunque, come dicevo, classicamente e anche nella relatività ristretta, le masse erano parametri della teoria, cioè numeri che noi mettevamo liberamente dentro. Adesso le masse non sono più parametri della teoria, semmai diventano parametri della teoria gli accoppiamenti delle particelle all'X. Questo è vero per tutte le particelle tranne che per l'X. Per l'X si deve mettere questo parametro a mano. La cosa strana è che poi però l'X interagisce con se stesso, ovviamente, e quindi questo parametro che noi mettiamo a mano si prende delle correzioni, degli aggiustamenti che seguono da questa autointerazione. Bene, e quando uno va a farsi quel diagramma di cui parlavamo, della metastabilità dell'universo, quel diagramma deriva proprio dal fatto di fare questi calcoli di autointerazione e vedere come questo parametro massa dell'X evolverà nel tempo. E la cosa strana è che per avere il parametro 125 GeV che abbiamo, devono avvenire nei calcoli delle cancellazioni molto precise. E allora la gente tende a pensare che in realtà non ci sono delle cancellazioni molto precise, ma c'è dell'altra fisica, delle altre particelle, che probabilmente non abbiamo ancora visto e che fanno sì che la massa dell'X, tutto sommato, sia relativamente bassa rispetto a quella che dovrebbe essere se non ci fossero queste regolazioni. Grazie. Io non ho capito una cosa. L'affermazione di Higgs diceva circa che se c'è un nuovo campo allora c'è una nuova particella. Ma qual era il campo vecchio? No,
campo vecchio non c'era. Allora, la questione è questa. Se si cercava di scrivere una teoria di tipo classico, in cui le masse delle particelle vengono messe come dei parametri esterni della teoria, parametri che noi mettiamo perché li abbiamo misurati, sappiamo che il top ha una massa di 175 GeV, e allora nei conti, ogni volta che dobbiamo calcolare la massa del top, mettiamo 175. Allora, scrivendo una teoria così come poteva venire, quello che succedeva è che facendo i conti venivano fuori infiniti da tutte le parti, cioè non si riusciva a calcolare questa benedetta teoria. E quindi se uno ha una teoria che però non può usare per farci i conti sopra, è come non averla. Ora, magari la natura è maligna e ci ha tirato proprio quel tiro lì e le cose funzionano anche se noi non riusciamo a calcolarci sopra. Però finora non era mai successo. Allora, Nambu per primo, poi Braut ed Englert hanno detto, beh, proviamo a cambiare paradigma. Proviamo a dire, no, le particelle non hanno massa. Le particelle stanno interagendo con questa funzione. Cos'è questa funzione? Boh, è un campo. È una roba che ha un certo valore ben definito in tutti i punti dello spazio. Quando la particella passa per un certo punto, trova quel campo lì, ci interagisce e allora rallenta. Quel rallentamento noi lo chiamiamo massa. Noi attribuiamo alla massa l'effetto di quel rallentamento, la causa di quel rallentamento. D'accordo? E questo era però una pura struttura matematica che come tale non consentiva una validazione, una verifica, d'accordo? E Higgs però ha fatto mente locale. Far mente locale vuol dire che nella fisica ogni volta che c'è un campo ci deve essere una particella associata a quel campo. L'idea sembra molto banale, però non ce l'aveva avuta nessuna prima di lui. Lui ha detto, no, guardate, se c'è questo campo ci deve anche essere questa particella. E questo ci ha dato il modo di verificare la teoria, perché finalmente abbiamo quello che Popper chiama un criterio di falsificazione, no? O la vediamo, la particella, allora possiamo credere alla teoria, ma se non la vediamo non è affatto vero che la massa viene fuori per l'interazione con questa strana funzione che è il campo di X. Dopodiché i dettagli sono un po' tecnici, specifici, insomma. Buonasera. Io non sono fisico, però più che altro una curiosità. Ecco. Per i media, no, il bosone di Higgs è sempre stato nominato come la particella di Dio. Vorrei sapere, ecco, perché questa affermazione che ho notato anche stasera non ha mai nominato lei, a differenza della TV che ce lo dice continuamente. Allora mi è venuta questa curiosità. Lei sa da dove viene fuori The God Particle? Viene fuori da un grande fisico sperimentale degli anni Ottanta che l'aveva chiamata The Goddamn Particle, la particella dannata, perché era evidente che anche se c'era sarebbe stato estremamente difficile vederla. Tant'è che l'idea del bosone di Higgs è nata nel 1964, la sua scoperta è del 2012. Siamo quasi 50 anni di distanza tra un'idea e la scoperta. Tant'è che uno dei tre che hanno avuto l'idea è anche passato a miglior vita prima di raccogliere i frutti della sua idea. Quindi quel nome è quanto di meno politically correct si possa immaginare. Qualcuno ha avuto l'idea di togliere il suffisso dam, e allora ha avuto, perché uno dice, va bene, se questa è la particella che dà la massa a tutte le altre, vorrà dire che Dio l'ha preferita a tutte le altre. Beh, questi sono punti di vista. Se uno è un agnostico e pensa che la materia sia una maledizione, allora la particella di Higgs è the goddamn particle, è una questione solo di punti di vista. Messo in altri termini, io preferisco evitare questi termini che sono altamente spettacolari e altamente fuorvianti. In primo luogo, uno è libero di credere o non credere a Dio, penso. E in secondo luogo non vedo perché usare questi che sono argomenti che hanno a che vedere più con divulgazione di bassa lega che non col tentativo di capire come funziona la materia. Salve. Sempre sul campo di Higgs, ha detto che questo campo, diciamo che ha
cominciato ad avere i suoi effetti subito dopo il Big Bang. Ha detto anche che ha valore costante in ogni punto. Volevo sapere se costante può come, può esserlo qualcosa di quantistico. In ogni punto è soggetto a fluttuazioni quantistiche, perché anche il vuoto è soggetto a fluttuazioni quantistiche. Quindi se vuole, come campo classico è costante, ma lui è un campo quantistico, quindi da un punto di vista effettivo non è costante in ogni punto, fluttua di continuo in ogni punto. Ma se il campo determina la massa, una variazione del campo, noi osserveremo un cambiamento della massa? Sì, solo che è estremamente piccolo. Lei ha presente il principio di determinazione? Delta E per delta T maggiore o uguale di H tagliato mezzi. Se uno ci pensa, il principio di determinazione significa semplicemente che l'energia non è conservata, perché se ho un delta E, vuol dire che l'energia può variare da istante a istante. Di quanto? Di molto poco, perché ha tagliato un numero estremamente piccolo, 10 alla meno 34 joule per secondo, un numero estremamente piccolo. Quindi su tutte le scale normali noi non ci accorgiamo di questi effetti. A tutti gli effetti su queste scale l'energia è perfettamente conservata. Ma c'è una serie, tutta una serie di effetti microscopici che possono aver luogo solo se noi emettiamo delle fluttuazioni istantanee dell'energia. Abbiamo elettroni che attraversano barriere di potenziale che non potrebbero attraversare perché non avrebbero l'energia per passarle, e invece le passano. Si chiama effetto tunnel. Guardi, allora, già che ci siamo, lei mi ci ha tirato. Vabbè. Ci sono delle... Guardi, l'avevo saltato perché sono andato decisamente per le lunghe. Ma questa è una robetta divertente perché... Tra le altre cose che abbiamo cercato LHC è la produzione dei buchi neri. Non so se vi ricordate, subito prima che partisse LHC c'erano stati un paio di tizi che volevano fermare tutto perché sostenevano che avremmo prodotto dei buchi neri e quei buchi neri avrebbero assorbito la Terra. Allora qui c'è anche il filmatino della Terra che viene assorbita, ma ve lo risparmio. E in effetti la risposta a questa obiezione è che se questi buchi neri avrebbero dovuto essere stati prodotti, se avessero potuto assorbire la Terra, avrebbero dovuto essere stati prodotti anche nel Sole, ovunque, dove c'erano interazioni tra protoni e materia. In realtà ci si aspetta che buchi neri possano essere prodotti se sono vere certe teorie, ma che questi evaporino immediatamente secondo quello che viene chiamato lo schema della radiazione di Hawking, che è un effetto puramente quantistico. Qual è l'idea? L'idea è che nel vuoto, costantemente, regolarmente, vengono prodotte coppie di particella-antiparticella. Perché? Perché ho delta E per delta T maggiore o uguale a H tagliato. Quindi io per istanti brevissimi posso creare dell'energia dal nulla. Quell'energia mi dà luogo una coppia di particella e antiparticella che si ricombinano immediatamente, perché sennò avrei una violazione dell'energia su scale di tempi lunghi. Ora, vicino a un buco nero può succedere che la coppia creata dal vuoto fa sì che una delle due particelle venga assorbita dal buco nero e quell'altra no. E quindi cosa succede? Succede che non si ricombinano più perché una è stata assorbita dal buco nero, quindi quell'altra è libera e scappa via, e ha luogo quel processo che si chiama evaporazione del buco nero, che è la radiazione di Hawking proposta da Hawking. Se questa avesse luogo noi la osserveremmo a LHC, perché se producessimo buchi neri che hanno questa proprietà, questi inizierebbero immediatamente a irraggiare un sacco di particelle. E allora noi vedremo il nostro rivelatore ricoperto in maniera uniforme di tutte queste particelle prodotte dalla radiazione di Hawking. Non le abbiamo viste, quindi abbiamo dedotto che noi buchi neri dentro LHC non ne abbiamo prodotti, e quindi abbiamo escluso, nei limiti della nostra sensibilità, questi meccanismi di produzione. Comunque è un mondo molto strano, è un mondo molto lontano dalla nostra sensibilità, quindi per questo ci pare strano. Ecco, mettiamola così.